Non tutti sanno che l'Armenia detiene il primato di avere la più alta concentrazione di luoghi sacri nel mondo. Un esempio è Gegart, un monastero costruito dentro una valle rocciosa che al suo interno ha una sorgente naturale di acqua, benedetta dalle gocce del sangue di Cristo contenute nella lancia di Longino, la lancia che lo trafisse sulla croce e che è stata conservata tra queste mura per molti anni, donando all'acqua quel tono di leggendario che le permette di allungare la vita a chiunque la beva. Oggi la lancia di Longino si trova nel museo di Eçmiadzin, quello che per gli armeni è il nostro Vaticano, all'interno di una bacheca, e può essere ammirata da chiunque, insieme a un frammento dell'Arca di Noè che, come dice la leggenda, fu portata direttamente dall'Ararat e incastonata in un'urna d'oro e diamanti. Non va dimenticato che l'Armenia fu il primo stato ad accettare la religione cristiana come religione di Stato nel 301 d.C., 13 anni prima dell'editto di Costantino, che in ogni caso ne permetteva solamente il culto. Fu frate Gregorio, oggi San Gregorio l'Illuminatore, a convincere il re Tiridate II a rinnegare il culto degli dei dopo averlo guarito dalla pazzia, dimenticandosi cristianamente che lo stesso re lo aveva rinchiuso 12 anni dentro un pozzo profondo 8 metri. Ci spostiamo in macchina verso il nord dell'Armenia, quasi al confine con la Georgia. Un pittore è intento a riportare sulla sua tela uno scorcio del monastero di Sanahin, che insieme al vicino Hagpat è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Il clima che si respira è mistico e per via della lontananza dalla vita civile, con la conseguente tranquillità che ne deriva, si riesce a entrare in sintonia con se stessi. Comunque non è difficile raggiungerli con la macchina e a volte per la strada si fanno simpatici incontri di famiglie di maiali al pascolo che guardano in maniera indifferente, forse annoiata, i turisti. I monasteri come questo erano delle volte il punto di incontro e di socializzazione nei paesi, anche se quando ancora le strade non c'erano, raggiungerli poteva essere difficoltoso. Oltre che le funzioni religiose, ci si svolgevano i mercati. Al loro interno c'erano scuole o depositi di grano, vino, olio e tutto quello che andava custodito nei periodi di carestia. All'occorrenza diventavano anche delle fortezze contro gli attacchi dei nemici, per via della loro struttura e delle mura di cinta lungo il perimetro costruito con solide rocce, con tanto di vie di fuga sotterranee. Quello che si trova ovunque, non solo nelle chiese, sono le kachkar, le croci di pietra, simbolo caratteristico della religione armena. Servono a benedire ogni evento, da quelli più tristi a quelli allegri, come la nascita di un figlio, un matrimonio, oppure la costruzione di una nuova casa. Ancora oggi vengono fatte a mano, con martello e scalpello, e ci vuole più di un mese di tempo per produrne una. A lavorare è spesso la famiglia intera, con il capofamiglia che ha la funzione di supervisore. Ogni croce è differente da un'altra, come i fiocchi di neve, e su di essa non è mai riportata l'immagine di Cristo, perché è risorto. A Doshakan, una serie di kachkar, opera di una famiglia locale, riproduce il caratteristico alfabeto armeno, inventato intorno al 400 d.C. dal monaco Moshoz, che rivoluzionò l'Armenia perché permise la traduzione e quindi la comprensione a tutti dei testi sacri. A prima vista possono sembrare delle semplici linee, invece è nell'inclinazione dei baffi che c'è la differenza tra una lettera e l'altra. È un alfabeto fonetico di 42 segni e tale invenzione permise agli armeni di chiamarsi popolo,
e per questo Moschotz è considerato santo. Nel museo del Metanad Aram, sito nella capitale armena, sono esposti e consultabili 15.000 tra libri antichi, manoscritti, manuali e testi sacri. Una collezione di reperti librari e documentari molto cara agli armeni di tutto il mondo, che a prima vista colpisce soprattutto per la gamma dei colori e delle miniature riportate. All'interno del museo c'è poi un laboratorio per il restauro, perché la cultura va preservata anche fisicamente. Dopo la visita ci si può fermare un po' più avanti a mangiare le noci colte direttamente dagli alberi che gli abitanti del paese sicuramente vi offriranno con il sorriso sulle labbra. Sugli alberi accanto ai luoghi sacri, oltre alle noci, troviamo questi pezzi di stoffa. Gli armeni sono soliti legare un lembo di un vestito indossato normalmente per pregare e chiedere grazie o benedizioni, oppure, quando si vive all'estero, lontano dalla madre patria, per augurarsi di tornare nuovamente a casa. Continuando a girovagare, ci accorgiamo che si sta celebrando un matrimonio. Ci intrufoliamo con molta discrezione, anche se per gli armeni tutti sono ospiti graditi di un lieto evento. Alla fine della cerimonia religiosa, gli sposi si fermano ad accendere candele ed esprimere desideri insieme ai loro cari, per poi spostarsi a casa dei genitori del marito, per continuare a festeggiare con prodotti della terra, del pane e del miele. Obbligo di ogni festa armena è quello di avere sulla tavola una bottiglia di brandy di produzione nazionale che si chiama Ararat, in omaggio al biblico monte che una volta era dentro i confini nazionali. Questo liquore, vuole la leggenda, era il preferito di Churchill, che lo degustava più volentieri rispetto a quello francese. Viene prodotto alla periferia di Yerevan, la capitale dell'Armenia, e la ditta organizza ogni giorno visite guidate, con il passaggio tra file interminabili di botti e obbligatorio assaggio alla fine, anche se sono le 9 della mattina. Il brandy armeno ha una lavorazione propria, inventata nel 1887 da Nerser Styrians. Oggi la distribuzione è a livello mondiale e chi lo ha assaggiato garantirà che ne vale la pena. In una stanza della fabbrica una piccola curiosità, una botte di brandy sigillata che verrà aperta solamente quando gli attriti con il vicino Azerbaigian per i confini territoriali troveranno fine e che tutti i visitatori firmano in segno di solidarietà. Spostiamoci a sud, ad Areni, perché oltre al brandy, l'Armenia è famosa per il vino. Basti pensare che in questo fazzoletto di terra montagnoso esistono ben 170 tipi differenti di uva e i re armeni in passato avevano solo due compiti: costruire chiese e produrre vino. La festa del vino e della vendemmia di Areni richiama molti turisti, che hanno così la possibilità di assaggiare il frutto del bacco armeno, mangiando dolci tipici e assaporando il pane lavash, una focaccia di acqua e farina cotta dentro un forno di roccia. Non è difficile esagerare con il vino armeno. Ecco perché i vari cartelli suggeriscono di non abusarne, perché dopo non è più festa. Abbandoniamo gli alcolici e arriviamo alla vicina Germuk per fare un salto alle terme.
Oltre che a venire imbottigliata, quest'acqua, leggendariamente sgorgata dal suolo dopo il passaggio delle spoglie dei santi Bartolomeo e Taddeo nelle diverse parti dell'Armenia, ha diverse qualità curative, in base all'erba che in essa viene infusa. Non va scaldata, perché esce calda naturalmente dalla sorgente. Jermuk è diventata un luogo di villeggiatura termale che richiama molti turisti, anche dalle nazioni vicine. E merita una visita, se ci si vuole rilassare qualche giorno, visto che è una struttura a metà tra un albergo di lusso e un sanatorio. Vicino a Jermuk, nel profondo sud dell'Armenia, si affaccia nuovamente la storia. Un po' isolato tra le montagne, ormai meta solamente di pascoli, troviamo un altro luogo sacro, anche se pagano. L'antico sito di Zoratzkaren è un altare costituito da 204 blocchi di basalto disposti a circolo, come lo Stonehenge inglese. Alcuni hanno dei fori che sono allineati alle varie costellazioni, a conferma che gli armeni amano da sempre l'astronomia. A distanza di qualche chilometro, torniamo ancora più indietro con la storia. Nelle montagne di Kondoresh si nascondono, scavati nella roccia vulcanica, i ripari delle antiche popolazioni che, insediate in questi luoghi, hanno dato vita a questo popolo. Il vento scandisce il tempo e il tramonto fa il resto. Il popolo armeno unisce ancora oggi il sacro con il profano, facendo camminare gli dei pagani accanto al dio di tutti i giorni. È quindi un popolo che ancora oggi mantiene vive e integre le sue tradizioni storiche e culturali più antiche, anche se delle volte sono in antitesi. E quando vediamo questi sorrisi, ancora sinceri e spontanei, non possiamo fare a meno di pensare che questa genuinità non fa altro che allargare le braccia a un altro viaggio.